partita da prendere con le pinze, perché sappiamo che questo tipo di società di realtà che hanno confermato un bel blocco, comunque confermato, non hanno dissipato un blocco di giocatori che arriva dalla Serie D, bisogna vedere che tipo di animo avranno, perché con la Pro Patria hanno perso in Coppa e comunque con l'Albino Leffe hanno fatto una prova sufficiente portando via un punto da un campo che comunque non è che sia mai facile andare a violare. Sì, sì, però bisogna anche dire che loro non hanno mai fatto un amichevole e quindi in Coppa Italia è la prima di campionato, gli è servita anche per prendere ritmo gara, per fare minutaggio. Io ho parlato ai ragazzi solamente dell'aspetto tecnico-tattico, senza tralasciando quelli che possono essere i problemi societari o il ristrutturare una nuova società come Livorno. Noi ci dobbiamo concentrare su una squadra forte, che ha nomi importanti, che possono giocare benissimamente in B. Noi dobbiamo fare la nostra gara, dobbiamo andare lì e imporre il nostro gioco, il nostro ritmo. Non aver paura di affrontare il Livorno, ma anzi, di avere degli stimoli importanti, perché noi in ogni campo vogliamo andare a vincere. Questa è la nostra mentalità, avendo il rispetto di una squadra che potrebbe essere anche un fattore positivo per loro, come ha detto il mister Dal Canto dopo Albino Leffe, sotto il profilo dell'orgoglio, dell'attaccamento alla maglia. Quindi in certe situazioni la squadra può dare anche un qualcosa in più come stimoli. Noi dobbiamo essere pronti, cinici, dobbiamo essere soprattutto pronti via subito sul pezzo, sotto il profilo agonistico, e giocare a un ritmo molto elevato, perché secondo me quella è una chiave importante della gara. In primis, come sta Galli? Quindi mi aggancio, Lora, un ingresso un po' sorpreso, però da quando insomma sono state allargate le liste, oggi si dovrebbe avere la ratifica, diciamo che c'era l'idea di mettere qualcos'altro lì, e oggi hai ufficialmente a disposizione anche Pissardo e ti trovi comunque con Bertinato, che ha debuttato in senso assoluto bene in questo campionato di Serie C. Quindi altre due scelte in più da fare. Sì, sì, no, io quando un allenatore è in difficoltà sulla scelta di chi deve scendere in campo, e significa che la squadra è competitiva, c'è concorrenza, e quindi sono contento che è arrivato Pissardo, perché insieme a Bertinato due ottimi portieri. È arrivato Lora, che abbiamo già l'avevamo selezionato, poi questa lista 22 ci aveva un po' bloccato. Nel momento in cui si è fatto male Galli, anche se non ha niente di serio, lo teniamo in maniera precauzionale, perché ha ricominciato a correre anche per mercoledì, ci troviamo Lora, che comunque è un giocatore diverso dagli altri centrocampisti, perché è più dinamico, ha il passo più nei primi metri più veloce, quindi abbiamo cercato di prendere un giocatore diverso, soprattutto anche per le transizioni, a partita in corso o a gara negli 11, diciamo. È un giocatore che comunque vive di strappo, vive e sa giocare a ritmi alti, quindi abbiamo optato per un giocatore diverso e sono contento che sia arrivato anche lui. La concorrenza c'è in tutti i reparti, io come ho detto ai ragazzi lo ribadirò nel momento in cui saremo tutti a completo, che io non guardo in faccia a nessuno, nel senso io stimo tutti i miei ragazzi, chi sta bene, chi merita di giocare, gioca al di là del nome. Quindi questo è importante, lo ribadisco, perché per me è una chiave importante per quest'anno, perché è una squadra competitiva dove tutti possono essere protagonisti, sia quando giocano all'inizio sia quando subentra. E niente, sono contento perché stiamo creando concorrenza in tutti i ruoli, e quello è importante. Quali punti di contatto dobbiamo aspettarci tra l'Ecco che si è mostrato con la Gian Erminio e l'Ecco che andrà a giocare a Livorno, sempre contando che poi ci sarà subito, dopo pochi giorni, un match ancora difficile, importante, un big match contro l'Alessandria, che dobbiamo essere una squadra che insomma ha delle ambizioni ben note in questa stagione. Noi siamo in fase di costruzione, nel senso che comunque siamo partiti presto, siamo partiti, eravamo in 10, abbiamo costruito, l'85-90% sono tutti giocatori nuovi, ma è normale che partita dopo partita, sotto l'aspetto anche nella velocità di esecuzione, la rapidità, più prendi fiducia, più prendi ritmo e più riesci a imporre più il gioco nella velocità di esecuzione. E mi aspetto a Livorno una partita nella mentalità come quella della Gian Erminio, che siamo rimasti in partita, abbiamo sofferto i primi 20 minuti perché, ripeto, non ce l'aspettavamo, non avendo mai visto la Gian,
Però è normale che mi aspetto di fare uno step in più sotto il profilo del gioco, sotto il profilo anche nella spavalderia di provare a fare alcune cose. E la vittoria con la Giana sicuramente ti dà uno stimolo in più, ti dà autostima, perché comunque i 3 punti sono importanti. Mi aspetto, ma non ho dubbi su questo, un atteggiamento e una mentalità vincente, quella che stiamo costruendo. Ripeto, non è ancora definitiva la mentalità, però stiamo percorrendo la strada che ci può portare ad arrivare a quello. Il clima c'è infine all'interno dello spogliatoio, dopo insomma questo avvio comunque positivo tra amichevoli e campionati? No, il clima, io è un gruppo stupendo, veramente un gruppo bello, dove tutti ridono, scherzano, ma quando si scende in campo danno tutti il 100%, tutti dediti all'ascolto e soprattutto a credere in quello che stiamo provando e facendo in campo. Non potevo essere più contento nel trovare un gruppo così. Siamo stati molto oculati nello scegliere soprattutto la persona, perché i ragazzi devono sapere, l'ambiente calcistico deve sapere che Lecco è una grande piazza, e Lecco è una piazza tra le più calde del nord, ripeto, è una piazza tipica, perché sembra più quella del sud come tifoseria, come calore, e quindi i ragazzi veramente si stanno amalgamando sempre di più e la sentono, l'avvertono, la sensazione, l'emozione e soprattutto anche quella pressione positiva che dà l'ambiente. Mi dai un ultimo lancio, scusate per i colleghi. Sembra che si stia arrivando finalmente a questa possibilità di aprire insomma la processo. In Lombardia potrebbe fare un po' da apripista per avere 1000 tifosi all'interno degli stadi. Ci speravamo già con la Giana, poi è sfumato tutto. Anche quello è un tassello molto importante a livello emozionale per il calciatore, ma anche per il sottoscritto, che ha sempre vissuto di pubblico, di critiche, di applausi. Io credo che il pubblico, quando adesso forse ci rendiamo sempre più conto che è il 12° uomo in campo nel bene e nel male, perché domenica ho avvertito un po' di apatia, cioè mi mancava un pezzo, ma anche una cavolata, anche un consiglio del tifoso in tribuna che dice mister cambia quel, cioè sono sempre stimoli importanti per lo sport e in questo caso per il calcio. Il calcio senza tifosi, ripeto, lo puoi fare, lo devi fare, ma non è la stessa cosa. Grazie. Dai, settimana scorsa ci aveva confidato di non essere riuscito a studiare, a reperire proprio del materiale video per studiare il suo avversario. Questa settimana più a pigli con Livorno? Ma abbiamo visto la partita con l'Albino Lecce. È una squadra forte, una squadra che comunque ha gente che ha una grande tecnica, loro prediligono, conoscendo anche un po' il mister dal canto che già ci siamo scontrati, simpaticamente parlando e calcisticamente parlando. È una squadra che gioca a calcio, predilige il gioco a terra, predilige gli uno contro uno sulle fasce. È una squadra importante, però anche l'Arezzo troverà una squadra importante, decisa a far bene e consapevole dei propri mezzi. Sì, Livorno-Lecco, infatti è una partita che potremmo dire tra le prime di quelle importanti di questa stagione. Guardiamo un attimo il calendario. Livorno-Lecco, Lecco-Alessandria, Como-Lecco, tutto nel giro di 8 giorni. Insomma, già un test, come dire, di inizio anno, importante. Dopo 6 mesi, più si gioca meglio è. Ho una squadra competitiva, in questi 8 giorni tutti verranno chiamati in causa. Ne cito uno, che viene citato poco, Marzorati. È un giocatore importante, Lino è arrivato dopo che ha fatto la preparazione un po' con la Cavese, dà equilibrio allo spogliatoio, è un ragazzo umilissimo, veramente sono contento di aver incontrato un giocatore come lui, di avere un giocatore come lui, perché insieme ad Andrea sono i giocatori saggi dello spogliatoio. No, ci tenevo a citarlo perché nessuno ne parla, si parla sempre di quelli che... Ma è un giocatore che sarà utilissimo alla causa Lecco, alla squadra, e soprattutto gli faccio i complimenti pubblicamente perché è veramente una persona umile, è un giocatore importante. È arrivata questa mattina l'ufficialità del nuovo portiere Pissardo, insomma, un portiere importante. Settimana scorsa però il migliore in campo è stato Bertinato, a mio avviso. Quindi intanto se ci sarà un ballottaggio nel corso della stagione e prima chi gioca le prossime partite. Chi merita gioca, chi sta bene gioca. Io l'ho detto l'altra volta.
voi citate Pissardo, che abbiamo voluto fortemente, ma come abbiamo voluto fortemente Bertinato. In tutti i ruoli che abbiamo, i giocatori che abbiamo scelto in tutti i ruoli, li abbiamo voluti fortemente. Nel calcio, se non c'è concorrenza, non alzi neanche il livello della la qualità dell'allenamento. L'anno scorso, onestamente, ruotavano sempre i 13-14. Quest'anno sanno che quando si vince una partita tu non puoi sentirti appagato, ma devi ricominciare da capo perché c'è un altro compagno che ti ruberà il posto. E quindi credo che sia Bertinato che Pissardo sono due portieri affidabili. E in una squadra che comunque ambisce a fare bene, c'è bisogno anche in porta di due portieri affidabili.